Buonasera amici e amiche, qui dal vostro Daniel Street e siamo in un nuovo gameplay. Questa volta su un gioco di calcio, forse, almeno secondo me, il più bello mai fatto. PES 6, Pro Evolution Soccer. Ed è un gioco di forse 18 anni fa, ecco sì, del 2006. E era stata un'innovazione del tempo. È sicuramente un gioco giocabilissimo anche adesso. E vorrei raccontarvi un po' dell'esperienza che ho avuto e soprattutto di quello che è stato fatto, mentre intanto faccio una partita tipo Milan contro Inter, di quello che ho fatto in questi anni tra me e mio fratello nel creare soprattutto delle squadre classiche. E facciamo sì 10 minuti, ci prendiamo l'immenso Sertrueva, eccolo qua, un bel pallone e andiamo. Allora, qui intanto mettiamo giusto qualcuno e adesso riprendo il discorso. Chi ci metto? Vabbè, ci lascio Kakà. Patta, ecco, intanto Patta è un giocatore creato di fantasia che avevo inserito nel Milan. Comunque, mentre facciamo questa partita con l'incredibile commento di Marco Meccia, cioè Marco Civoli e Mauro Sandreani, vado un po' a raccontare che cosa ho fatto in questi anni. Allora, innanzitutto bisogna dire che quindi PES 6 rispetto a un PES 5 aveva soprattutto questa cosa qui, cioè di introdurre delle squadre interamente modificabili, eliminando la Bundesliga, ed erano dei club che potevi modificare con questi uomini player, uomini scarsissimi, inutili, pelati, pronti a essere modificati, tutto a livello 60, e quindi c'erano veramente tante squadre da poter modificare. E intanto, man mano che facevi le competizioni, sbloccavi le nazionali classiche, quindi Italia, Olanda, Germania, Francia, Inghilterra e poi quelle sudamericane, Argentina e Brasile. E quindi cosa è successo? Che volevamo dare una squadra a questi giocatori classici, quindi per non fare, perché tu inizi a fare con le squadre classiche e inizi a fare anche le competizioni, magari le coppe, inizi a riprodurre volendo delle coppe nazionali, cioè delle coppe nazionali, delle coppe del mondo, delle coppe europee, delle coppe sudamericane fatte anni fa, quindi per poter giocare, per poter usare al meglio queste squadre classiche. Bene, perché non farlo anche con i club? E allora, come adesso ci sono, penso, perché poi non è che ho più. Non ho giocato, devo dire, ai PES o ai football, quelli diciamo di adesso, però so che ci sono delle mod, quindi fatte comunque dagli utenti che hanno creato un sacco di club e tu li puoi inserire, eccetera. Però su PES 6 l'abbiamo fatto da soli. Quindi, come abbiamo fatto? Allora, abbiamo creato, che ne so, il Milan, l'Inter, e poi ve le faccio vedere. Fuori gioco, bastardo. Che cosa è successo? Oddio, ho perso il filo. Sì, abbiamo creato delle squadre classiche, appunto, dove poter far giocare i giocatori delle nazionali. Come è andato vicino Ibrahimovic. Poi appunto ve le faccio vedere. E che cosa quindi ci proponevamo di fare? Niente, inserirli per poi poter fare delle competizioni classiche come le Champions League, quindi le Coppe Campioni, con anche dei club. E sì, appunto, dicevo, fatte, ma che brutto tiro, fatte
manualmente, quindi senza mod, e grazie a due siti in particolare, PSD Stats Database e PES View Topic, che ci hanno permesso veramente di guardare tutte queste abilità, perché lì veramente ci sono tanti giocatori che hanno studiato, analizzato migliaia di giocatori di questi anni, del secolo scorso, e per poter poi quindi fare delle abilità su PES. E quindi noi, guardando da una parte, guardavi le foto per l'aspetto dei giocatori, e invece dall'altra per le abilità ci basavamo molto, soprattutto su questi due siti. Ahia, fallo. Una punizione incredibile. E sono tante, devo dire, perché c'erano sono le squadre italiane. Le prime sono state chiaramente Inter, Milan e Juve, dove già soltanto con quella avevamo praticamente esaurito tutti i giocatori dell'Italia classica di PES 6, ricordiamo. Quindi, ad esempio, nella Francia classica non si trovano Zidane, Barthez, Thuram e tutti quelli che avevano vinto il Mondiale 98 o l'Europeo 2000 o in finale nel Mondiale 2006. Non si trovano perché giocavano praticamente ancora quasi tutti. E quindi vabbè, la Francia classica è forse quella un po'. E intanto si segna, ok? Forse quella un pochettino meno forte, con nomi forse meno conosciuti, però in primis c'è Platini. E niente, quindi avevamo creato Inter, Milan e Juve. Addirittura all'inizio la prima squadra classica era più un mix di giocatori classici, un po' come la squadra di FIFA Best, eccetera. Sì, in FIFA c'è una squadra che è il best giocatori e l'avevamo chiamata Sportive Classic. C'ho ancora dei replay, ma qua si parla del. Forse questa cosa qui è del 2010. E niente, quindi, prime squadre classiche, poi quindi della Serie A, Milan, Juve, Inter, poi arriva il Napoli, la Sampdoria, la Roma, la Lazio e poi mi sembra dell'Italia. Ah sì, il grande Torino degli anni 40. Ben E fatto poi conquistare il possesso. dall'altra parte, sempre in Europa, hanno creato per la Spagna il Real Madrid e il Barcellona. E nel Portogallo il Porto e il Benfica, il Bayern Monaco e in ultimo l'Amburgo, per avere due squadre anche lì. Poi la Intelligente giocata, della innesco il tiro Francia dal lato sulla destra. soltanto, credo, sì, il Marsiglia. Trova un compagno. E Morabei è avevamo riuscito a collegarlo, ma dell'Inghilterra rimane Liverpool e Manchester United. forse il tiro non è stato molto pulito E come avrebbe ancora però voluto. dell'Europa cosa c'era? Sale Sì, c'era la Stella incredibile Rossa mentre si avvicina alla fine del primo come tempo. squadra, diciamo, Verso Morabei. vabbè, dell'Europa orientale. Pallone buttato qui. E poi mi sembra Via dell'Europa. Lewandowski. Basta. E poi c'erano quelle Verso invece Mancini. sudamericane. Dario E Scemi. allora avevamo creato quelle brasiliane del Santos, del Dalla São vaga Paulo velenosa segnava il primo tempo. e del Rigore Cruzeiro, Kakà. e con anche poi dell'Argentina mi Pulisic. sembra, sì, River Plate, Gnabry. Boca Junior Verso e Mancini. basta, e Verso dell'Uruguay invece il Peñarol e Kakà. il Nacional, quindi comunque Kakà. Grande parata. Morabei. anche per le Inesistente squadre all'inizio. sudamericane, quindi per una Coppa Lewandowski ha Libertadores, recuperato per palla. un campionato sudamericano, queste competizioni qui, Tempo è per terminato. racchiudere le Giocatore sconsigliato squadre all'attacco. americane, Penso che entrambi gli allenatori si stiano poteva fare cercando di perché riuscire a dare ne un avevamo colpo. anche Non lì troppo lontana abbastanza. la pausa.
E infatti, quando poi il Ciao, ho numero notato era che puoi iniziato a aggiungere sulla essere, prestazione della squadra fino a questo numeroso, momento. Beh, entrambe le cose sono molto ben abbiamo organizzate dietro pensato e di anche davanti, ma creare non si può dire che solo una loro sorta possa di decidere tutto. Superlega, Dunque, il perché tabellone dice 1-0, effettivamente le squadre si abbiamo tempo preparano qua, per la ripresa. possiamo procedere al secondo tempo. E abbiamo fatto qua, c'è la possibilità di fare un campionato Ecco, inizia perciò la internazionale con al ripresa. massimo 20 Devi squadre. assistere E davanti quindi, al man portiere mano che che sostiene la difesa. creavamo le squadre, Hanno facevamo cambiato questi campo per campionati dove gestire si lo spazio. affrontavano all'inizio tutte, quindi europee e sudamericane insieme, e devo Ecco, dire gioca sul piano. molto, molto bello. Centrerà il Tanto adesso bersaglio. Palacio, che poi non Palacio c'entra lancia niente. stavolta. Segnato Palacio, Gol! tra l'altro non c'era manco nel 2006, che non so, forse Palacio è con il stato terzo del creato. pareggio. E Appena Ibrahimovic dopo entra segna. in campo. E Il vabbè, a suo istinto da. parte Il questo, punteggio è di nuovo in parità. È era il interessante campionato vedere chi dei due internazionale, la riuscirà questa volta a competizione mettere in favore iniziale che l'Italia di vincere la partita, Mario. avevamo fatto. Per E Palacio. poi, La quindi, crossa da lì destra. avevamo. Attenzione. Non mi è preso il tasto. Avevamo cominciato con le coppe, quindi Palacio una con l'assist. sorta per le squadre solo europee. Una Coppa dei Palacio con Campioni. l'ospitata. Una Coppa dei Campioni studiata per cui nel campionato le prime otto andavano a scontrarsi in una Ettore. Coppa, quindi in una Champions League con due gironi di E quattro, la dà indietro. scelti in maniera casuale, altrimenti alcune volte abbiamo fatto che la prima, la terza, la quinta e la Grande settima, opportunità per come posizioni in Lewandowski. classifica di Palacio si campionato, ferma. erano in un girone e poi la seconda, la quarta, la Terzo sesta e palo l'ottava in un dritto. altro. E Gira vabbè, Pino. oppure in maniera quindi casuale, Lasciato. quindi a estrazione. E poi da lì si Destra palla in pieno affrontavano. possesso. Borobey irrompe in avanti. Eccolo, che salta al Borobey portiere e palla via così. partita. Meraviglia E poi si finalmente. affrontavano in una Ecco il semifinale e una pareggio. finale. E quella era la Coppa dei Gol di Campioni. Era, testa. ma è. Perché comunque queste competizioni stanno andando Borobey. avanti. Scatto E eccezionale. poi Conclusione. c'era la Coppa Salta Reebok. sul Ecco, la Coppa Reebok è una palo. coppa speciale proprio di PES 6, non so se c'era già in PES 5, fatta proprio ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e Manca un metro finale. minimo. E quindi a 16 squadre. E allora prendi dal Gioca per campionato riottito. 16 squadre, le prime 16, e le metti insieme. E Berrettore. anche lì fai a estrazione per capire Verso sinistra. gli abbinamenti. E quindi anche quella era una Destra competizione. Pellegrino. In questo caso, quando Destra Pellegrino avevamo libero. ancora poche squadre, Adriano. Palla al cappello. ci potevamo Vai, permettere di fare Lewandowski un per unico Palacio. campionato. Poi sono salite, Ecco, avrebbe sono dovuto fare cresciute. difesa. E allora Il difensore l'abbiamo onesto gli ha divise. Abbiamo lasciato la fatto il rete su uomo. campionato Maldini. europeo, diciamo. E poi il Grazie. campionato sudamericano. Il campionato sudamericano aveva allora la Adesso sua quarta torta in competizione, casa di un compagno che era smarcato. più una competizione nazionale, perché nella Coppa Attacca. Libertadores, dato che erano poche le squadre, Contestata la punizione di partecipavano Falcao. tutte. Potrebbe essere Quindi pericolosa. tutte Grande otto. chance per Abbiamo la Pirlo. punizione che è sempre. Che Direttamente in cazzo? rete. Troppo Vabbè, affetto da sprecare in non questo tiro. Non mi ha finisco gli fermato scarpini fortunati il oggi. tasto. Il Sto risultato non giocando con è la clamoroso, tastiera, però ci ho questo provato. per Meritorio inciso, controllo nello stretto. perché so che questi giochi in Rocchi. genere si giocano con il Lewandowski. joystick, ma Cacca. io sono sempre stato abituato con la tastiera e Ce l'ha fatta. mi trovo bene così. E poi Pellegrino sfonda il cross. E allora niente, Coppa Libertadores e poi La beh, mette in c'era anche rotazione. la Coppa Intercontinentale, come è giusto che sia, tra la Decisamente vincente della più di Coppa due. Libertadores e la Borobey. vincente della Champions League. Un buon cross in mezzo e E forse quindi facevamo l'ultima anche occasione. delle specie di supercoppe tra chi vinceva il campionato, chi vinceva la Reebok. Un Una peccato per cosa, Pellegrino. devo dire, particolare, stimolante, così non c'erano sempre le solite squadre del 2006, no? Intercettato a Ma proprio stordimento. squadre con giocatori classici creati da noi, messi nella squadra e con la Verso maglia, che sinistro. anche quella, no? Aperto La andavamo a Sergio. cercare per Sfrutta creare delle Benzema. maglie più Palla verosimili verso il possibili piede di Lewandowski.
diciamo, al periodo forse più in cui era più forte quella squadra, che ne so, quindi maglia del Milan, quella del Milan di Sacchi. E niente, adesso poi ve le farò vedere, insomma, in un altro video vi mostrerò tutte queste squadre con i giocatori e niente, sta chiaramente andando avanti. Ah, vabbè, una cosa che non ho detto, che oltre a queste squadre proprio classiche, di giocatori classici, abbiamo creato altre quattro squadre. Prima erano due, poi sono diventate 3 e 4, che sono invece squadre più fatte di amici, parenti, eccetera, riproposti in un gioco del genere. E vabbè, quella lì è più una, così, per ridere. E qua intanto si segna, e anche quelle divertenti, e che hanno tutta una loro storia. Però in particolare mi volevo focalizzare su tutto il lavorone, perché è stato un lavorone crearsi tutti i giocatori classici, inserirli nelle squadre classiche, togliere i player, modificare i player. Tra l'altro, cercare di inserire anche i giocatori del PES Shop, che sono altre nei PES, sì, non soltanto i PES 6, c'erano queste camere, chiamiamole, di giocatori che sbloccavi dallo shop, questo bruttissimo passaggio. E anche quelli meritavano una squadra. Ancora ce n'è tanti che non hanno una squadra, perché beh, alla fine ne abbiamo create più sicuramente della Lega, che metteva a disposizione PES 6, con quelle da poter modificare di squadre. E quindi abbiamo dovuto in alcuni casi proprio sfruttare delle squadre che già c'erano, che ne so, la Lazio, per dire. La Lazio nel 2006 non esiste più, e abbiamo inserito lì i giocatori classici. Mi sembra che sia la Lazio. E quindi niente, questo è stato tutto il lavorone frutto di anni, che volevo condividere con voi, mentre abbiamo giocato una partita Magnifico con passaggio un del gameplay, Milan. secondo me, fantastico, che ancora non si riesce a. Secondo me non si ha, non si ha in un FIFA, in un football di adesso. E chiaramente è un arcade, cioè un gioco che non è che ha delle pretese realistiche, eccetera, però è stimolante. Cioè, puoi fare anche una partita di 5 minuti, veramente. Questa è da 10 minuti, che comunque ti diverti. Poi vabbè, ti fa incazzare, ma anche quello è la cosa divertente. E niente, quindi doppietta di patta di questo giocatore creato, e poi Gilardino e Ibrahimovic, con la fantastica telecronaca che vi faccio sentire calorosa del Mauro Sandreani e del Marco Meccia, con delle perle fantastiche, se andate a vedere soltanto sull'enciclopedia PES 6. Non so che livello di difficoltà fossi, non ci ho guardato. Devo dire che mi sono divertito, spero che vi siate divertiti anche voi. Ma sì, qua ha scartato il portiere. E direi che basta. Statistiche individuali. Danno questi voti, questi commenti proprio di PES, con delle formazioni proprio di Serie A 2006-2007. Oh cazzo, Eto'o difensore. Questo proprio non me l'aspettavo. Mi sa che 2006-2007, ma con giocatori inseriti. Guarin, questo non c'entra niente. Maicon, forse c'era, non lo so, ma Sneijder no, non c'era ancora nel 2006-2007. Quindi, vabbè, tutto un miscuglio. Invece questa dovrebbe essere la formazione del Milan di quegli anni. E niente, noi adesso ritorniamo alla selezione modalità, e io vi aspetto per, se
un secondo video dove vi farò vedere nella parte di modifica veramente le squadre classiche create. E allora, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento, quello che vi pare. Leggo tutto. E niente, noi ci rivecchiamo alla prossima. Dai, ciao!